Amici del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento oramai mensile con le recensioni musicali sul primo canale. Parliamo degli Amaranth, del nuovo album che è uscito giusto stamattina, l'ho appena finito di ascoltare pochi minuti fa, dunque quello che vedete oggi è un video a caldo, un video veramente con una recensione fresca e sul pezzo. Sappiamo che gli Amaranth hanno anticipato tantissimo di questo album Manifest, sapevamo già che dall'anno scorso il gruppo svedese aveva pubblicato il singolo 80 Seconds on the Way, che in realtà non è un singolo, ma è una cover dei Sabaton. Poi questo singolo nel 2020 è stato susseguito da altri tre lavori, rispettivamente Do or Die, la collaborazione con Angela Gossow, un'altra collaborazione in questo caso però con Nora Lucchimo, Strong, e poi il singolo Viral che aveva, diciamo, dato un po' di antipasto a questo album. Si poteva presumere che si aspettava fino al 2 di ottobre per conoscere le altre track, invece gli Amaranth ci hanno sorpreso perché poi hanno pubblicato una settimana prima dell'uscita dell'album, appunto stamattina, il singolo Archangel, e dunque effettivamente abbiamo 5 singoli presentati sulle 14 track totali ed è una scelta abbastanza strana, un po' discutibile, devo essere onesto, perché un pochino va a rovinare quella che secondo me è l'esperienza di un ascoltatore. Comunque in generale, a parte probabilmente Archangel, sono delle canzoni che ci possono stare per quanto riguarda un album degli Amaranth, che vi ricordo non ha come caratteristica delle particolari qualità tecniche, quantomeno dal punto di vista delle armonie o comunque dei suoni ricercati. Gli Amaranth propongono un metal che a me piace definire molto casareccio, un metal che da alcuni è definito power metal, da qualcuno è definito un industrial metal, insomma è un genere che mischia tante cose, un genere che mischia delle tastiere iperaggressive all'alternanza di tre cantanti, Alice Reed, che è la cantante femminile in pulito, di cui io ho un amore viscerale e non soltanto dal punto di vista tecnico, un cantante in pulito che è appunto Nils Loden, e poi abbiamo anche il cantante in growl, in questo caso parliamo di Erik Willemson. Tutti questi tre cantanti si alternano nel corso dell'album con appunto, diciamo, una grande alternanza. Ci sono canzoni in cui Erik Willemson ha molta predominanza, come per esempio Boom, una canzone che a me non è piaciuta. Ci sono canzoni dove Alice Reed, diciamo, e Nils Molin hanno il controllo. Vedi per esempio Crystalline, che è la ballad di quest'anno degli Amaranth. È un album che appunto ricalca di fatto la copia dell'anno scorso, quantomeno dell'album di Helix, che in realtà è del 2018, quindi diciamo hanno preso quello che di buono c'era in Helix e l'hanno di fatto reso una copia carbone. Infatti non stupisce definire secondo me questo album Manifest come di fatto una copia di Helix, un Helix 2.0. Ci sono delle canzoni che comunque fanno un pochino alzare il livello, per esempio le due collaborazioni con appunto Angela Gossow e Nora Lucchimo, secondo me danno quel mezzo voto in più rispetto magari a Helix, per il resto è un album che come base prende il sound tipico degli Amaranth, ed è una cosa da un certo punto di vista positiva, perché Helix è sicuramente un buon lavoro a differenza di altri album come per esempio Massive Addictive o Maximalism. In altri casi può essere definito, diciamo, una sorta di non ricerca della novità e diciamo garantire uno stato sicuro. Va bene che gli Amaranth sono messi in questo modo come stile, e da anni propongono questa cosa qui, uno stile che può piacere o non piacere. A me personalmente piace, se uno vuole andare a divertirsi in un live, in un concerto, gli Amaranth ci possono stare tranquillamente, per quanto il genere che loro propongono non è il mio preferito in assoluto. In ogni caso abbiamo di fronte un album interessante che propone canzoni comunque da sentire e da ascoltare. Oltre alle citate già dette prima, vi consiglio anche Fearless, che è la track di apertura, vi consiglio Crystalline, che è la ballata di quest'anno. Io Crystalline mi aspettavo tra l'altro che ci fosse soltanto un solo di Elise Reed, e invece da metà canzone in poi Nils Molin prende il sopravvento e poi fa di fatto un duetto con Elise Reed. Adrenaline è un'altra canzone che non era conosciuta e che mi ha, diciamo, colpito fin dal primo ascolto per un totale di 6-7 track comunque interessanti su 14. Comunque è un album che può essere chiamato Helix 2.0, è un album comunque discreto, ve lo consiglio perché può essere comunque interessante se amate il gruppo svedese, se amate questo tipo di metal che gli Amaranth propongono. È comunque una recensione positiva, seppur non sia eccellente. In ogni caso, se Helix era un lavoro sufficiente, secondo me Manifest si prende comunque mezzo voto in più anche
una sufficienza più che piena per i motivi che ho detto prima. In ogni caso spero di avere modo di rivedere gli Amaranth dal vivo, perché dal vivo secondo me rendono molto di più che in studio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, la recensione finisce qui. In descrizione vi ricordo come al solito che ci sono tutti i riferimenti per i social, la pagina Facebook dove accorpo tutti i miei video e anche il link al secondo canale, il canale in realtà dove escono più video settimanali, il canale sportivo Meteotorg, sempre qui in descrizione. Vi invito a iscrivervi anche lì, oltre a questo canale se ancora non l'avete fatto. Il saluto da parte di The Torgard e a presto ragazzi, alla prossima.